Il dolore dei ragazzi viene sanato dalla ritrovata presenza del divino, che fa esplodere la gioia di vivere. Eraclito la svela e dichiara: India, altra protagonista, la incarna. Il divino è intorno a lei. Gli dèi, intesi come le forze creatrici della natura, la circondano. Sentiamola quando incontra i ragazzi nel tempio. Avvicinandomi al tempio, udivo parole bellissime che infuocano il cuore di chi ama. Ed anche ora che voi, compagni dolcissimi, richiamate il silenzio ad avvolgere il sacro luogo, sentite, sentite, tutto è presente, tutto è vivo intorno. Li vedete? Sono loro, eccoli, giocano, danzano i celesti. Da ogni frammento della infinita natura scaturiscono liberi a infondere la vita e tra noi si affollano impazienti, senza sospetto, rendendoci partecipi del loro immenso vivere. E poi ancora lei, India, sull'unità di tutte le cose. Oh compagni, così semplicemente parla a noi la natura, a noi nuovi nati, e dice che tutto ciò che appare slegato e lontano non è in realtà che un unico immenso vivere, ed anche nascere e perire sono solo un gioco, ma pieno di alto significato, per manifestare intatta la presenza del divino. La natura, tutta, diviene luogo della presenza del divino. Le altre divinità, il Dio biblico in particolare, create dall'uomo soltanto per sfuggire il proprio destino tragico, sono state riconosciute vane e abbandonate. Lo scriveva già Eraclito di Efeso, 5 secoli prima di Cristo. Questo cosmo non lo fece nessuno degli dèi, né degli uomini, ma sempre era, ed è, e sarà, fuoco sempre vivente, che con misura divampa e con misura si spegne. E tutte le cose contraccambio del fuoco, e il fuoco contraccambio di tutte le cose. Ma il divino, adesso, e qui voglio tutto il vostro coraggio, non è più quello salvifico delle religioni, il Dio d'amore buono e misericordioso. Adesso è fuoco sempre vivente, creatore e divoratore, che eternamente sorge e eternamente si disperde. Esso è forza, è la volontà di vita di cui ci parla Schopenhauer, che si getta, si scatena nel mondo, nelle sue miriadi di espressioni. Questa visione del divino apre scenari impensabili prima. Tutto cambia prospettiva e anche il nostro destino, adesso, esige da noi nuova interpretazione, nuovi significati. La via verso sapienza è ancora lunga e piena di sfide.